crescente domanda che abbiamo avuto nei nostri uffici in questo momento, abbiamo deciso appunto di provvedere a un adeguamento della nostra normativa comunale, governo e territorio, in scia a quello che prevede appunto la normativa nazionale. Questo appunto permetterà l'installazione dei pannelli fotovoltaici e solari all'interno del centro storico, sia del capoluogo e sia delle frazioni. Questo viene incontro un po' alle richieste anche dei nostri cittadini, perché c'è un problema economico, ovvero sul pagamento delle bollette, sull'approvvigionamento energetico, e questo va incontro appunto ad aiutare le famiglie. Un secondo problema è quello ambientale, cerchiamo appunto di abbattere le emissioni con la produzione di energia pulita. Il terzo è di tipo di rigenerazione. Noi ci teniamo ai nostri centri storici e vogliamo che tutti i cittadini abbiano i diritti appunto di poter vivere bene all'interno del centro storico. Logicamente questo adeguamento di normativa prevede anche delle prescrizioni da parte del Comune, oltre ad essere considerato come manutenzione ordinaria, comunque noi abbiamo messo dei vincoli che sono legati appunto alla tipologia di pannelli che non devono essere riflettenti, se con planari devono avere una distanza di 50 cm dalla gronda, se integrati possono stare a filogronda. Questo diciamo è la normativa principale, cercheremo appunto di sviluppare con i nostri cittadini, che ripeto c'è già un'incessante domanda continua.